intervento do la parola all'onorevole Visconti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, io non volevo intervenire. Presidente? Presidente? Prego, onorevole. Grazie. Allora, non volevo intervenire perché gli interventi dei miei colleghi sono stati esaustivi, però le parole del consigliere onorato mi inducono a fare alcune riflessioni. Intanto che all'epoca venne qui l'assessore Morassut e ci fece una filippica di un paio d'ore che se non fosse passata quella delibera noi ci saremmo assunti la responsabilità di far saltare i mondiali del nuoto. Ci ha fatto una filippica di un paio d'ore, alla fine AN si è astenuta, Gasperini ha votato contro. Poi adesso veniamo qui e vediamo questa mozione. Vedete, la mia storia politica, così la storia politica dei miei colleghi, ma in particolar modo di alcuni che sono intervenuti infervorandosi, è una storia politica improntata al non prendere in giro i cittadini. Quando qui si parla di rispetto delle regole, di scempi e di quant'altro, mi viene in mente una delibera di giunta, perché non è mai passata in consiglio, riguardante l'ampliamento della canottiera Aniene su un'area demaniale che è stata data in affidamento senza fare un bando alla canottiera Aniene per costruire delle piscine, della foresteria, in un'area pregiata, caro consigliere onorato, l'area del Palaparioli, un'area nostra, dei cittadini, data senza bando, gratuitamente per 30 anni alla canottiera Aniene. Questi sono gli scempi, questi sono gli scandali. Queste sono quelle, sono le cose che la Giunta Veltroni ha fatto e non sono mai passate in consiglio. Allora oggi venire qui oggi e presentare questa mozione strumentale e dire spostiamo l'area significherebbe sì inficiare i mondiali del nuoto. Questo significherebbe. Allora bisogna assumersi, io sono abituato a stare in un municipio, per cui sia tranquillo Presidente, è giusto anche ogni tanto il pubblico, non ci sono problemi, non c'è bisogno delle forze, di niente, è giusto. Allora, questa è veramente una presa in giro, arrivare oggi, poco prima dell'estate, a dire no, cambiamo posto, perché tanto si fa in tempo, ebbene no, così poi bisogna intanto studiare un altro posto, fare due e poi saltano i mondiali, non del nuoto, ma saltano ad Ostia, salta un bel impianto, perché volente o nolente è un impianto che riqualifica Ostia e quindi Roma. E allora veramente io credo che prendere in giro in questo modo i cittadini è una cosa indecorosa. Io capisco che Alzetta e l'onorevole Alzetta, l'onorevole onorato non c'erano la scorsa legislatura e sicuramente avrebbero votato contro con noi, anzi noi ci siamo astenuti e Gasperini ha votato contro. Però oggi non è possibile, non sapendo quello che è successo prima e quello che noi abbiamo dovuto mandare giù in quei 18 mesi. Un assessore che è venuto qui a darci degli irresponsabili, a chiudere immediatamente la seduta, perché altrimenti l'opposizione avrebbe fatto saltare i mondiali del nuoto. Ecco, questo lo voglio dire, perché poi bisogna anche riportare le discussioni sui binari e sulle cose giuste e ricordare quello che è stato fatto, perché se oggi noi ci troviamo in questa condizione è perché qualcuno ha fatto delle forzature da un lato, dall'altro ha fatto delle forzature neanche portandolo in consiglio comunale. E invito il consigliere Alzetta e l'onorevole onorato ad andare a vedere la storia della canottiera Aniene, che sta già facendo i lavori in un'area demaniale, lo voglio ribadire, pregiata, che non c'entra niente con la canottiera Aniene che sta a un chilometro di distanza. Quella sì che è stata una forzatura su un terreno di ognuno di noi, perché era un terreno demaniale. Neanche il bando è stato fatto e non c'è stato neanche il coraggio di portarla in aula. Queste sono le cose che vanno dette. Ma d'altronde quello era il modello Veltroni,
che agli amici si sistemavano le cose e si potevano bypassare molte regole. Ecco. Allora è per questo che noi voteremo contro quest'ordine del giorno, perché non ci sono le motivazioni oggettive ed è un ordine del giorno. Dispiace che i firmatari siano Alzetta, ma ecco, Alzetta lo posso giustificare, ma Lazzuni no, perché c'era la scorsa legislatura e lo sa bene, e ha votato anche a favore, come mi ricordava qui il collega Cochi. E allora dobbiamo essere tutti più seri e non andare a prima a dire una cosa ai cittadini e poi quando si perde si sta all'opposizione andare a raccontare un'altra. Grazie Presidente.